Grazie al professor Balzani per questa bella introduzione, per questo richiamo a questi riferimenti culturali in evoluzione. Ecco, questo ci dà la dimensione del perché noi non possiamo dire siamo a posto, abbiamo fatto tutto, in fondo siamo in una regione meravigliosa, i territori sono attivi, le politiche culturali ci sono, i finanziamenti anche, il sistema, il Ministero sta lavorando sul sistema museale nazionale, che cosa ci manca? Insomma, abbiamo già tutto. In realtà il sistema museale nazionale nelle sue declinazioni regionali ha come obiettivo principale quello di intercettare e governare queste trasformazioni culturali. Per farlo bisogna essere attrezzati e anche organizzati, direi. Mi sposto perché ho anch'io qualche slide. La freccetta è più facile. Bene, allora, da parte mia un richiamo al percorso fatto fino ad oggi e a quello che ci aspetta nei prossimi mesi, nel prossimo periodo. Allora, un brevissimo richiamo al contesto, poi il dottor Leombroni entrerà più nel merito di alcuni dati. Allora, la realtà dei musei dell'Emilia-Romagna è una realtà capillarmente diffusa sul territorio, 546 musei di varia declinazione, varia dimensione, varie caratteristiche sono un numero importante. E come vedete da questa ripartizione, diciamo così, per tipologia, sono anche espressione di un patrimonio estremamente diversificato, sia per tipologia di beni, ma anche per processi di formazione, di sedimentazione e per processi di patrimonializzazione, come ben ci ha detto il professor Balzani, ha ben focalizzato questo aspetto. Questi due elementi, diffusione sul territorio e diversificazione, varietà, sono due elementi di valore anche che il sistema museale nazionale riconosce come elementi di valore e che in qualche modo connotano il sistema museale italiano, che per la storia non ha puntato su pochi grandi musei ma proprio su questa diffusione e diversificazione sul territorio. Qual è il background sul quale ci inseriamo? Questo lo richiamo più per me che per voi, perché questo è il lavoro fatto in questi anni dalla Regione Emilia-Romagna. Già nel 2000, con la legge 18 su musei, archivi e biblioteche, si introduce il tema degli obiettivi di qualità, definiti come standard di servizio e professionalità degli addetti per la fruizione e la valorizzazione dei beni. Quindi, diciamo, in un linguaggio burocratico che è algido per definizione, però c'è già chiaro il percorso che la Regione intendeva fare. Nel 2003 vengono approvati gli standard e gli obiettivi di qualità per biblioteche, archivi storici e musei. Tali standard cominciano a essere progressivamente applicati attraverso i piani museali, ma anche bibliotecari e archivistici, diciamo dal 2007, per cui il lavoro fatto dall'IBC con i musei del territorio è stato proprio quello di utilizzare i piani e quindi le forme di finanziamento per raggiungere quegli obiettivi di qualità che erano fissati dalla normativa regionale. E, tra il 2009 e il 2010 si definisce il percorso regionale di riconoscimento dei musei di qualità.
Voi sicuramente vi ricordate, perché ne siete stati i protagonisti, questo è un repertorio, una piccola pubblicazione che raccoglieva quelli che allora erano 100, nel 2011 quando è stata pubblicata 130 i musei, oggi sono 137. In questa, nella prefazione di questa pubblicazione Raimondi scriveva: la qualità si traduce in sostanza per un museo nella capacità di adeguarsi con attenta sensibilità alle esigenze dei fruitori, come istituzione aperta, dialogante, in continua evoluzione. Quindi diciamo i temi c'erano già tutti, e ancora Raimondi: la qualità deve essere intesa anche come un segno di uno stile, di un'efficienza inventiva, quindi non come adempimento burocratico. Quindi fin dall'inizio è stata chiara la natura aperta di questo sistema, non solo nel senso aperta perché nel tempo, con una base allargabile nel tempo, e quindi 137 musei con l'auspicio che nel tempo il processo di crescita e consapevolezza porta ad allargare questa base, ma aperta nel senso di concepire appunto la qualità museale come la necessità di una continua manutenzione culturale, che è quello proprio che ci richiamava, a cui ci richiamava il professor Balzani, che quindi è una manutenzione culturale che richiede di mettere in campo idee e contenuti nuovi o comunque rinnovati. In questo background, che riguarda poi anche altre regioni, non solo dalla regione Emilia-Romagna è stato fatto questo percorso, anche se la regione l'ha fatto in modo molto strutturato e consapevole, si innesta la riforma del Ministero del 2014, ne hanno già fatto cenno sia il dottor Lampis che il dottor Scalini, una riforma che ha trasformato profondamente il sistema museale statale, per certi versi adeguandolo e avvicinandolo ai sistemi museali internazionali, ma anche a quelli del territorio, cioè anche i musei statali sono degli elementi riconoscibili, dei punti di traino culturale sui territori, e quindi questo è stato veramente un punto di svolta importante. Il sistema museale nazionale, quindi, come idea viene introdotto nel 2014 nella riorganizzazione del Ministero, e si porta dietro una struttura organizzativa, la Direzione Generale dei Musei, i musei di rilevanza nazionale e i poli museali regionali. Nel 2015, all'interno di questo percorso, viene istituita una commissione di studio per l'attivazione del sistema museale nazionale, e nel 2016 un gruppo di lavoro per la revisione dei livelli uniformi di qualità. Ora entreremo nel merito a breve con l'intervento del dottor Lombroni su questo, su cosa sono i livelli uniformi di qualità. Ad entrambi questi organismi ha preso parte anche la regione Emilia-Romagna per il tramite dell'IBC, quindi diciamo che questa parte centrale di questo percorso, che poi ha portato nel 2018 al decreto ministeriale 113, che, attraverso il quale prende avvio il sistema museale nazionale, ecco, a questo percorso la regione Emilia-Romagna ha partecipato, e quindi insieme a tanti altri soggetti ha condiviso contenuti ed obiettivi. Il ruolo delle regioni in questo quadro è già stato accennato da Santoro, ma prima ancora dall'assessore. Il codice dei beni culturali stabilisce che la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione. Su questo, diciamo, non scendo ulteriormente nel dettaglio, perché dal 2001 con la riforma costituzionale è la nostra base di partenza. Nell'ambito del sistema museale nazionale, le regioni hanno due modalità di adesione al sistema, l'ha ricordato Santoro:
o equiparando il proprio sistema di accreditamento laddove esistente a quello nazionale e quindi in qualche modo aderiscono al sistema Ope Legis, diciamo così, attraverso un organismo di accreditamento che opera a livello regionale e che quindi stabilisce le modalità per l'adesione di tutti i musei del territorio. La regione Emilia-Romagna, per quello che dicevo prima e che voi sapete benissimo, si colloca tra le regioni che posseggono un proprio sistema di accreditamento e che quindi lo equiparano. L'equiparazione della regione Emilia-Romagna è avvenuta attraverso un atto di giunta che ha riconosciuto i livelli uniformi di qualità come strumento anche del regionale. Le azioni del MIBAC le abbiamo già, vado veloce perché sono già state richiamate sia dal direttore Lampis che dal dottor Scalini. Mi soffermo solo sul tema della piattaforma informatica che noi aspettiamo con interesse perché è un luogo, la piattaforma informatica, non solo per gestire il processo di accreditamento, ma sarà un luogo per la raccolta dei dati e noi quanto mai abbiamo bisogno di dati strutturati e sarà anche uno strumento che fornirà dei servizi abilitanti per i musei e quindi questo mi sembra veramente una opportunità e quindi la Regione sarà felicissima di contribuire a questa piattaforma nazionale. Del progetto MUST ha già parlato il dottor Scalini. Le azioni della regione, la prima io qui non l'ho scritta ma l'ha ricordata benissimo, l'ha raccontata l'assessore Mezzetti e quindi è una richiesta articolata di autonomia differenziata per la regione che riguarda proprio l'ambito dei musei nei contenuti i cui contenuti diciamo sono stati con molta chiarezza espressi dall'assessore. La regione quindi si posiziona nell'articolo 4, diciamo un po' di linguaggio burocratico del decreto musei, scusate, del decreto dell'accreditamento, e quindi è una regione che porta in dote al sistema museale nazionale il proprio sistema di accreditamento. Dicevo un secondo fa, la giunta ha recepito i livelli uniformi di qualità intesi come adeguamento degli standard regionali del 2003, perché tali sono proprio per il percorso che ha portato all'aggiornamento dei livelli uniformi di qualità. E poi la giornata di oggi, che costituisce dal nostro punto di vista un avvio concreto e operativo del sistema museale regionale, come un percorso condiviso e partecipato. Adesso dirò meglio che cosa intendiamo con questa frase che va molto di moda, però poi c'è anche necessità di declinarla, e che vede come primo passo l'adeguamento del processo di accreditamento dei musei dell'Emilia-Romagna agli standard nazionali. Allora, come lo immaginiamo questo sistema museale regionale? Quali sono i suoi obiettivi? Il sistema museale regionale non è un adempimento burocratico, l'ha detto benissimo Tiziana Maffei, l'hanno detto bene tutti diciamo, i primi interventi. Non termina con l'accreditamento, quindi non si tratta di andare dal punto A al punto B, arrivarci e stare. L'abbiamo rappresentato come un processo circolare che parte dalla condivisione e qui diciamo si colloca
l'incontro di oggi come primo passo di questo processo di partecipazione e condivisione, una condivisione che è finalizzata ad agevolare la messa in rete di risorse ed idee. Abbiamo bisogno di risorse operative, ma abbiamo bisogno anche di tante idee e idee innovative proprio per farsi carico di tutte le sfide culturali di cui ci diceva un secondo fa il professor Balzani. E quindi abbiamo bisogno che attraverso queste idee che vengono poste in condivisione possiamo promuovere scambi di buone pratiche, perché non si parte mai da zero. I nostri percorsi sono sempre percorsi incrementali, non è che noi qui stiamo pensando a un momento fondativo o rifondativo. Lo scambio di buone pratiche e di competenze, con tutto quello che significa, è già stato detto da Maffei, da Scalini, ci porta a poter vedere concretamente la possibilità di crescere in termini qualitativi e non solo quantitativi, e poi dopo declinerò meglio che cosa significa questa crescita in termini qualitativi, ma già diciamo è stato detto bene dagli interventi che mi hanno preceduto, per migliorare la qualità dei servizi. E qui su questo termine di servizi dobbiamo capirci e intendere e anche fondare un linguaggio comune, perché non si dobbiamo superare la logica dei servizi all'utenza, la logica dei servizi aggiuntivi degli anni 90, che è stato sicuramente un momento importante di crescita per i musei, ma adesso dobbiamo fare ulteriori passi avanti. E al termine di questo, come dire, primo giro, che è un po' il programma dei prossimi paio d'anni di lavori, possiamo ritornare alla promozione della partecipazione e della condivisione, che al termine, dicevo, del primo giro, che è una condivisione all'interno delle istituzioni che gestiscono i musei, diventa poi partecipazione e condivisione anche nei confronti della comunità di riferimento e diciamo di tutti quelli che sono gli attori anche sociali che vedono nei musei un punto di riferimento. Quindi la circolarità prevede che questi processi siano tenuti sempre attivi, sempre vivi. Qual è la proposta dell'IBC, quindi, di questo percorso di lavoro? È un percorso interfasi che abbiamo immaginato più o meno di durata triennale, poi adesso vedremo come riusciremo a evolvere e come riusciremo a lavorare insieme. È la prima tappa è quella legata a stabilire dove siamo. A che punto siamo, e quindi è la fase del conoscere, del conoscerci e del rappresentarsi. Il sistema di accreditamento è un momento molto importante di anche autorappresentazione, di autoconsapevolezza. Ci vorrà del tempo per completare questo momento di conoscenza, perché sarà una conoscenza strutturata. La seconda tappa è dove vogliamo andare, una volta che abbiamo capito dove siamo, dove vogliamo andare, e quindi dove vogliamo andare lo decidiamo insieme in momenti, anche questi strutturati, di condivisione, di confronto e di collaborazione. Gli obiettivi non sono obiettivi posti, calati dall'alto e poi magicamente diffusi capillarmente sul territorio. Gli obiettivi li dobbiamo stabilire insieme, ovviamente. E il terzo step è capire come vogliamo arrivare, con che strumenti vogliamo arrivare all'obiettivo complessivo della crescita e del miglioramento. E quindi le policy verranno dopo, come verranno la definizione puntuale degli strumenti da mettere in campo. Ecco appunto, quindi il conoscere e rappresentarsi, il primo passaggio sarà
lo avete già nella cartellina, un cartoncino in cui vi invitiamo a compilare un form di partecipazione che ci servirà per capire le priorità. Abbiamo bisogno di condividere dati analitici sui contesti di riferimento, ripeto, dati strutturati, molti dati l'IBC già li ha, sono dati più quantitativi che qualitativi, dobbiamo cominciare insieme a capire come misurare anche i dati qualitativi. Il processo di accreditamento, come dicevo, sarà quindi un momento importante di conoscenza e autorappresentazione per individuare le istanze di miglioramento. Condivisione e collaborazione come creazione di un contesto favorevole allo scambio di buone pratiche. Anche qui siamo tutti molto convinti sulla necessità di partecipare, ma come si partecipa? Come possiamo far sì che la partecipazione, che sarà necessariamente svolta a livello locale e territoriale, possa poi diventare patrimonio di tutta la regione? Bisogna quindi che li strutturiamo, questi tavoli di confronto, e così come strutturiamo la modalità di individuare gli obiettivi di crescita. Crescere e migliorare, ecco, questo è l'obiettivo fondamentale. Cominciamo a ipotizzare degli strumenti, poi li dovremo declinare insieme. Sostegno alla crescita professionale, questo è tornato in tutti gli elementi, in tutti gli interventi del primo panel. La crescita professionale degli operatori museali, che appunto devono saper accogliere queste nuove sfide, che non sono più quelle della sola conservazione del patrimonio. Definizione di programmi di miglioramento e di piani attuativi per la crescita dei musei in termini qualitativi, e su questo termine insisto ancora, perché dobbiamo trovare anche un vocabolario condiviso e degli obiettivi condivisi. E poi il sostegno, lo sviluppo e il potenziamento delle reti di cooperazione. Alcune già esistono, possono migliorare, altre sono in via di definizione, molte altre possono essere individuate. Sono reti di cooperazione e di partenariato, decideremo insieme a che livello si spingeranno queste reti, condivisione di servizi, condivisione di personale, condivisione di obiettivi declinati e integrati. Lo stabiliremo insieme e poi dovremo orientare le leggi regionali già attive in materia affinché queste reti effettivamente possano costituirsi, operare e produrre valore. Qual è la governance che abbiamo immaginato? Anche qui di nuovo torna un circolo, perché non possiamo immaginare una impostazione fortemente gerarchica, anche se da qualche parte le decisioni vanno prese, quindi il fatto che siamo in una governance partecipativa non significa che poi non significa in qualche modo sorpassare o dimenticare che esiste un momento in cui però bisogna prendere delle decisioni e quindi poi bisogna agire conseguentemente. Ci sarà un coordinamento istituzionale che sarà necessariamente un coordinamento interistituzionale, perché diversi sono i soggetti che hanno il compito e la responsabilità di gestire i musei del territorio. E quindi diciamo che questo coordinamento istituzionale è il luogo poi in cui si prendono le decisioni. Come si prendono le decisioni? Le decisioni si prendono consapevolmente, cioè attraverso un ascolto di quelle che sono le esigenze dei territori. L'ascolto però ha due facce, noi vi proponiamo diciamo uno sdoppiamento. Da un lato abbiamo la necessità di attivare dei coordinamenti territoriali, perché la regione Emilia-Romagna è una regione grande che ha realtà molto diverse. I coordinamenti territoriali quindi sono quelli che avranno e ne immaginiamo per partire uno per ogni provincia, e quindi attraverso il form di partecipazione che è disponibile poi online e nella cartellina trovate il modo per accedervi, cercheremo di capire anche se ci sono delle realtà che vogliono porsi come punti di coordinamento territoriale.
E quindi diciamo una visione di tipo verticale. Abbiamo bisogno però di affiancare a questo dei coordinamenti tecnici su tematiche trasversali, perché ci sono delle problematiche che sono comuni da Piacenza a Rimini. Anche i coordinamenti tecnici sono punti di ascolto, sono antenne di ascolto su alcune problematiche, ma abbiamo bisogno di mettere insieme appunto la visione verticale con una integrazione orizzontale. Anche qui nel form vi chiediamo di esplicitare l'interesse a partecipare a tavoli di coordinamento tecnico, tavoli di coordinamento territoriale, in base a quelli che sono i punti di forza delle realtà museali che, di cui avete la responsabilità. Quindi non sarà un percorso che si farà tra pochi eletti. Al tempo stesso però insisto su questa cosa che ho già detto: abbiamo la necessità di strutturarlo questo percorso in dei luoghi chiari che siano punti di riferimento dove ciascuno possa portare il proprio contributo positivo di idee, di innovazione, ma anche i propri problemi a cui bisogna dare risposta. Chiudo prima di passare la parola al dottor Leombroni, che entrerà più nel merito di alcuni di questi passaggi, diciamo ricordando la prospettiva culturale che non ci deve mai lasciare, perché altrimenti rimaniamo solo schiacciati dai problemi quotidiani di gestione del personale, le risorse che mancano, gli orari di apertura e tutto quello a cui come gestori e amministratori siamo chiamati. Allora, se come ha detto benissimo il professor Balzani, la prospettiva da cui abbiamo cominciato a guardare i musei non è più solo quella dei beni conservati e quindi anche della loro fruizione, perché nessuno ha mai pensato che i beni fossero solo dentro una teca, ma la prospettiva è quella delle relazioni che questi beni hanno la capacità di generare, relazioni sia tra contesti ma anche tra persone e beni. Allora le performance che noi chiediamo ai musei non è più solo una performance in termini quantitativi di misurazione del prodotto e del servizio generato. Detto in altre parole, il sistema museale regionale e nazionale non sono strumenti per andare a controllare i musei, quanto hanno, cosa hanno, quanti biglietti staccano, che tipo di prodotti riescono a generare. Non è solo questo. Allora, la performance e quindi il sistema museale ci serverà per andare a verificare, a manutenere e a far crescere la qualità delle relazioni che un museo riesce a garantire e riesce a far evolvere nel tempo. Quindi sarà vorremmo che fosse una modalità di lavoro che consentirà di crescere a quei musei che sapranno creare solide e resistenti relazioni tra luoghi, oggetti e persone. E qui metto per chiudere queste due citazioni di Carlo Rovelli e di Luciano Floridi, che ci portano proprio in questa nuova dimensione, appunto il manutenere e far crescere ed evolvere queste relazioni nel tempo. Quindi da un lato necessità di avere un percorso chiaro, perché ciascuno di noi domani mattina deve sapere cosa è chiamato a fare, cosa deve cambiare, su cosa deve continuare ad investire e su quali sono i fronti nuovi. Al tempo stesso però dobbiamo avere questa prospettiva culturale che ci guida senza, direi, tentennamenti. Con il dottor Leombroni adesso entriamo nel merito di capire, di condividere dei dati della realtà museale dell'Emilia-Romagna per capire da dove, a che punto siamo.
capire un po' meglio quelli che sono i livelli unici di qualità e le prossime tappe che pensiamo di attivare. Grazie.